Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo vlog qui in Italia. Ebbene sì, non siamo più a Parigi ma siamo a Milano perché sono iniziate le nostre vacanze italiane. Saremo in Italia per 3 settimane e abbiamo deciso di fare un piccolo scalo a Milano di 3 ore. Venite con noi in questo vlog, sarà cibo italiano, paesaggi italiani e benessere italiano, possiamo dire. Iniziamo. Abbiamo preso un aereo da Parigi e siamo arrivati a Torino. Da lì ci siamo spostati con il treno a Milano Centrale. Abbiamo preso la metro e siamo arrivati al Duomo. Raga, siamo già tornati a Parigi, non ve lo volevamo dire, in realtà questo è un green screen. Vedete, c'è la torre. Siamo a Parigi, per forza. Abbiamo fatto una sosta gelato in questa gelateria che si chiama Vanilla, gelateria italiana insomma, qua accanto a Piazza del Duomo. Abbiamo preso 2 coni medi con 3 gusti, 4 euro l'uno. L'abbiamo assaggiato così di sfuggita, il mio mango è buonissimo. Ho preso mango, cocco e Kinder Bueno, questa combinazione un po' estiva, golosa. I miei gusti sono un pochino più complicati, infatti sono tipo pistacchio, bergamotto e qualcos'altro, cocco, lime e amarena. Si sente che è di qualità. Dato che fa troppo caldo, non stiamo girando chissà quanto e non ci stiamo spostando perché abbiamo solo 3 ore. Quindi abbiamo deciso di andare in un posto in cui già eravamo stati in passato, cioè alla terrazza Aperol. Cin cin nostra, con questa bellissima vista sul Duomo. È un po' cara questa vista perché ci è costata 36 euro. Ebbene sì. Ragazzi, lasciate il like, iscrivetevi al canale come sempre. Ciao Milano, alla prossima con il Duomo, sì. Salutiamo questa città. È finito il nostro soggiorno milanese, stiamo andando a prendere il treno per poi arrivare a Perugia. E ovviamente la nostra vacanza qui in Italia non finirà a Perugia, ma andremo anche in Puglia, quindi... Esattamente, ci staremo ben 3 settimane in Italia, quindi ragazzi avrete delle cose da vedere. E salutiamo Milano con la pizza di Spontini. Con 3 pizze, ho preso 3 spicchi di pizza, è un po' cara, 5 euro a spicchio, però veramente guardate quanto è alto e largo, cioè riempie, sarebbe buonissimo. E siamo arrivati a Perugia, in realtà siamo arrivati ieri, però oggi è il secondo giorno, è il giorno veramente intero in cui siamo a Perugia. Sono già le 5 del pomeriggio, anche perché non abbiamo fatto praticamente niente, siamo ancora stanchi da ieri. Praticamente Perugia è vuota ad agosto, è un po' come Parigi ad agosto, cioè i francesi scappano. Qui i perugini scappano, ma fanno bene perché a Perugia non c'è il mare. E noi resteremo qua per 3-4 giorni per poi partire per la Puglia, dove faremo dei vlog ovviamente in vari posti della Puglia, quindi seguiteci. Amici, il nostro viaggio in Puglia è iniziato a Cagnano Varano, che è questo piccolo paesino dove è nato e cresciuto mio padre. Quindi siamo stati un po' a casa di mia nonna, poi siamo andati verso la parte vecchia dove andavo sempre in vacanza da piccola ed è veramente un bellissimo borgo che stanno rivalutando da qualche anno, perché un tempo diciamo che era un po' abbandonato a se stesso, ma ora diciamo che lo stanno ridecorando scrivendo delle frasi sulle scalinate e decorando le mura dei vecchi edifici storici. Stamattina siamo partiti per Vieste, che è una cittadina che affaccia praticamente sul mare a 1 ora da Cagnano Varano, e qui c'è mia zia, quindi siamo venuti a trovare lei e abbiamo approfittato per visitare la città, che anche questa è bellissima. C'è questo Pizzo Mundo, che è un masso molto famoso qui. Molto caratteristica questa roccia, significativa della città, è il loro monumento possiamo dire. La città storica è anche molto bella, l'unica pecca questi giorni, fa un caldo assurdo, quindi è un po' difficile da resistere a queste alte temperature. Non faremo il bagno al mare, quello lo faremo nei prossimi giorni, perché domani partiremo per Alberobello e altre mete in Puglia. Poi Vieste è bellissima, l'abbiamo vista un po' così velocemente. Perché faceva troppo caldo ed eravamo andati lì a trovare parenti. Esatto. Esattamente, siamo stati in cima alla città, abbiamo visto una vista spettacolare su tutto il mare, poi la sera siamo ritornati a Cagnano Varano dove abbiamo assaggiato le paposce, ragazzi, che sono tipo dei panini fatti con l'impasto della pizza, farciti con varie cose. Noi abbiamo preso quelli classici con caciocavallo, salame piccante,
molto molto buoni. In realtà un piccolo assaggio della paposcia l'avevamo già fatta a Vieste, quindi sì, ci è sì, piaciuta sì, e sì, l'abbiamo mangiata anche di sera. Comunque ragazzi, siamo qua da 2 giorni e già stiamo mangiando da paura. Abbiamo mangiato le orecchiette ieri, ieri sera la pizza al taglio. Poi c'era anche Rocco Papaleo, che noi lo conoscevamo come attore, però ieri cantava. E amici, dopo 4 ore siamo arrivati ad Alberobello, che è questa cittadina della Puglia, appunto, siamo in Puglia, dove è tutta praticamente costituita da trulli, che sono questi edifici molto storici fatti in pietra, molto molto, molto, molto belli. Abbiamo parcheggiato la macchina a Viale Indipendenza, cioè questo parcheggio praticamente custodito dove ti aiutano pure a parcheggiare, così via, costa 6 euro un'intera giornata. Siamo entrati subito e ci siamo fermati a mangiare perché stavamo morendo di fame, però non vi consigliamo dove abbiamo mangiato perché diciamo che era un po' caro, essendo molto turistico. Diciamo che il rapporto qualità-prezzo non ne valeva la pena, perché tipo abbiamo preso delle friselle, erano troppo bagnate, cioè sì, non erano col bordo croccante. I fritti invece erano di qualità abbastanza scarsa. Sì, ma c'è pure scritto che sì, sono prodotti surgelati. Diciamo che il rapporto qualità-prezzo non ci stava, ma abbiamo dei posti da consigliarvi. La focacceria La Lira, che è una focacceria storica, che noi non abbiamo provato perché c'era veramente troppa gente, e anche Pane e Mozza, se volete. Sì. Due focaccerie molto buone. Ci siamo fermati da Martinucci, che è praticamente una pasticceria storica qui in Puglia, più che altro verso Lecce. Abbiamo preso dei pasticciotti, che sono dei dolci tipici di Lecce. Stefano ha preso quello classico, io quello con la marena. È veramente molto buono, è pasta frolla con crema, buonissimo. Ci siamo rinfrescati, come avete visto, da Martinucci. Abbiamo preso due pasticciotti, uno tradizionale, uno con l'amarena, qualcosa da bere. Abbiamo speso un totale di 15 euro. I prezzi sono nella norma, 2 euro per un pasticciotto. Dobbiamo dire che 15 euro, ma non siamo in due, siamo in 4. Esatto. Ci sono tantissimi trulli a ingresso libero e potete capirlo al fatto che fuori c'è un cartello con scritto che so ingresso libero, trullo con pozzo. Ora finiremo il nostro giro per poi spostarci a Polignano a Mare, dove passeremo la serata. Andiamo. Benvenuti a Polignano a Mare. Come potete vedere, questo è il nostro mini appartamento, possiamo dire. È composto da zona pranzo con un divano letto, e c'è anche una camera che vi faremo vedere tra poco, sempre con un letto perché non siamo più staff e Mary, ma ci sono anche parenti. Siamo in 4. Esploriamo insieme questo appartamento. C'è un divano letto, un tavolino con 2 sedie molto fighe, sono famose queste sedie, però non mi ricordo il nome. Poi abbiamo del caffè per me, perché come sapete sono un amante di caffè, c'è una macchinetta con del caffè. Ah, ecco, già che sono qua mi sta arrivando l'aria condizionata, importantissima, perché fuori sono 36 gradi, qua c'è l'aria condizionata. E andiamo nella camera principale. Come potete vedere, questa è la camera, piccolina ma il necessario, c'è una TV, c'è il letto che abbastanza duro, cioè tipo il materasso ortopedico. Questo è tutto, c'è un piccolo armadio qua, 2 comodine, vabbè, le solite cose che trovate nelle camere di alberghi, insomma. Questo qua l'abbiamo trovato su Booking, ma appunto è un mini appartamento. Andiamo al bagno, poi vi faremo vedere il terrazzo. Questo qua è il bagno, amici, come potete vedere, stretto, però comunque ci sono i sanitari. C'è il bidet, ragazzi, cosa che noi a Parigi non abbiamo. Ah, guarda, carino, non so neanche come funziona. Va bene. Vabbè, andiamo sul pezzo più forte, ragazzi, il terrazzo. Guardate che tavolone, quel per 4 gigante, potremmo anche fare colazione qui. Sopra c'è dell'uva, ma andiamo di là. Quella è la nostra parte di terrazzino privato, invece questo è il solarium. Ma ragazzi, c'è il pezzo forte.
affaccio esattamente sulla spiaggia più famosa di Polignano a Mare. Infatti, cioè ragazzi, è strapieno di gente, noi vorremmo andare a fare un tuffo, non so come faremo, ma è bellissimo il fatto che noi abbiamo questa vista. E la cosa bella è che si può salire ancora più in su e c'è la bellissima vista sulla spiaggia Monachile. Quanto ci è venuta a costare questa camera? Cioè potete capirlo da soli che con questa vista non è che sia costata 50 euro. Possiamo dire che è costata 70 euro a persona però. Per una notte. Per una notte. Siamo in quattro, quindi fatevi due conti. Diciamo che era quella meno costosa che abbiamo trovato a Polignano a Mare. La meno costosa e disponibilità immediata, perché abbiamo deciso questa gita fuori porta in un tempo brevissimo. Scendiamo sotto in spiaggia, ci rilassiamo un po' e poi andremo in qualche ristorante a farvi vedere le specialità del posto. Bagno fatto. L'acqua era molto meglio di quella di Trouville. Comunque è freddo perché non c'è più il sole, però si sta bene, ma vi consigliamo di portare delle ciabattine per entrare in acqua perché è tutto sasso. E guardate un po' dov'è il nostro appartamentino, proprio a due passi. E dopo il mare, ragazzi, siamo andati direttamente in albergo, ci siamo dati una rinfrescata. Sì. Ho fatto alcune riprese con il drone che non potete perdervi. Poi niente, siamo usciti per andare a fare un aperitivo, una pericena possiamo dire. Dato che non avevamo per niente fame. Abbiamo trovato questo ristorantino molto carino, ce ne sono vari qui a dire la verità. Però questo qua si chiama Sambé. Esatto, molto molto tranquillo perché non si trova nella piazza principale ma in una delle piazze adiacenti. Infatti lì c'era pochissimo passaggio, c'era veramente poca gente, l'ambiente era molto molto carino. Non costa nemmeno troppo, abbiamo preso tantissime cose tra cui olive, tarallucci tradizionali, pinza con capocollo, burrata e anche dei alcolici, e in quattro abbiamo speso comunque su un'ottantina di euro. Sì, 20 euro a testa, però siamo sazi e abbiamo anche consumato comunque due bicchieri a testa. Ve lo consigliamo. E ragazzi, come potete vedere, ieri sera abbiamo terminato la serata in bellezza. Infatti abbiamo scoperto che sopra il nostro appartamento c'era una jacuzzi, quindi abbiamo passato lì la serata. È stato veramente bello, anche perché è la nostra rilassante prima volta in una vasca idromassaggio. Poi abbiamo ammirato un po' dalla terrazza la spiaggia di Lama Monachile e ora stiamo andando a fare colazione da... non mi ricordo il nome, poi vi faremo vedere, per poi ripartire verso il Salento. Alla fine ci siamo fermati a fare colazione dal Mago del Gelo. Questo è un bar storico qui a Polignano a Mare e si dice che qui hanno inventato il caffè speciale, che sarebbe caffè con limone e amaretto, mi sembra. E noi abbiamo preso dei pasticciotti, questa volta abbiamo provato il pasticciotto al cioccolato, un caffè leccese veramente molto buono e dei tè, insomma ci sta. Buono, sa di caffè e zucchero e sciroppo, ma alla fine è come un latte di mandorla e caffè, no? Pasticciotto al cioccolato è buono ma è pesante. Per pranzo ci siamo fermati comunque da Luciano, ha tantissime cose, dai pasticciotti ai croissant super farciti, ma soprattutto hanno la focaccia barese e queste cose qua che sono pizze, non so, quelle pizze ripiene di capocollo, pomodorini secchi e mozzarella. Sicuramente se l'avessimo mangiata al momento calde sarebbero state molto molto meglio. Comunque l'abbiamo pagato 5 euro, un po' care. Ragazzi, non fate caso alle nostre condizioni perché siamo appena tornati dal mare e ora ci troviamo a Parabita, non sappiamo esattamente l'accento dove va. Ed è una piccola cittadina vicino a Gallipoli. Esattamente, molto carina, abbiamo preso un B&B qua vicino, quindi ve lo faranno vedere tra poco. E cosa abbiamo fatto oggi? Siamo stati insomma al mare. Punta Prosciutto. Sì, bellissimo, cristallino, l'acqua veramente pulita e calda allo stesso tempo. Sì, volevamo andare anche a Torre Lapillo, però non abbiamo avuto tempo, quindi abbiamo deciso di fermarci appunto a Punta Prosciutto e basta. Venite con noi, vi facciamo vedere il B&B. E questo è il nostro B&B! Non è solo questo, qui c'è un divano letto e lì c'è un letto un po' spoglio, però la saletta principale non è male, andiamo. E questo invece è il pezzo principale, sentite l'eco, guardate tipo gli archetti che ci sono sopra, molto antichi. E niente, è una semplice camera, lì c'è un letto duro anche questo,
qui hanno tutti i letti duri. Poi qui c'è un armadio, un tavolino, il frigo, una TV. Alla fine ci dobbiamo stare solo una notte solo per dormire e ora andiamo al bagno. Quanto l'abbiamo pagato? 90 euro mi sembra. 90 euro in tutto, quindi ci sta. E ora andiamo al bagno. Molto bello, devo dire, non me l'aspettavo così. È anche molto molto grande, ovviamente c'è il bidet, la doccia, tutto il necessario. Ci sono anche le doccia, shampoo, sì, che non fanno mai male. Più che altro è tutto nuovo. Esatto, e siamo proprio in centro a Paravica. Alla fine siamo venuti qua che ci fa di appoggio tra Gallipoli. Alla fine era a metà strada. Stasera andremo a Gallipoli se tutto va bene, anche perché hanno detto che stanno barricando il centro storico, quindi faranno qualcosa. E abbiamo scoperto che c'è anche un terrazzino che dà sulla piazza dove abbiamo parcheggiato. Venite. E siamo arrivati a Gallipoli, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato parcheggio. Non è stato facile per niente. Abbiamo avuto fortuna, diciamo. Costa tantissimo, 2 euro all'ora, vabbè, non ai livelli di Parigi o di altre grandissime città, però 2 euro all'ora sono tanti, sono le 8:30, fino alle 11 abbiamo pagato 6 euro e qualcosa, quindi caro. E mi raccomando, portatevi gli spicci. Sì, perché prende solo spicci e ora ho visto prende anche carta. Ma quindi non si sa se va. Esatto. Amici, ci siamo fermati in questo ristorantino che si chiama Mare Chiaro, tipo. Bellissimo, si trova sull'acqua, c'è un piccolo ponte per raggiungerlo. Abbiamo mangiato bene, prima di tutto abbiamo preso l'antipasto, ma il tempo di metterlo al tavolo l'avevamo già finito, infatti non abbiamo fatto nemmeno la ripresa. E poi abbiamo preso dei fritti misti, una linguina alle vongole e dei scampi alla griglia. Tutto, tutto molto buono e fresco. Sì, la qualità si sentiva, tipo le vongole molto buone, però... Abbiamo preso anche una bottiglia di vino, che no, neanche una bottiglia, era una mezza bottiglia. In totale comunque abbiamo speso 127 euro. In 4 persone 127 euro ci possono stare. Abbiamo girato per tutta Gallipoli, quasi, amici. È bellissima come città, sembra molto Taormina, ce la ricorda per le stradine molto belle, decorate, i vari negozietti, anche quelli molto belli, pieni di souvenir. È vero, è vero. Però è sovraffollata di turisti, cioè veramente, veramente. Sarà anche che siamo quasi nella settimana di Ferragosto. Poi noi penso, come tutti, stiamo visitando varie città di sera, così per rinfrescarci un po', insomma, il giorno al mare e la sera nelle città a fare un giro. E penso che tutti la pensino così. Domani ci rilasseremo un po' al mare e poi visiteremo probabilmente Lecce. Lecce, esatto. No, probabilmente, per forza abbiamo l'hotel lì, quindi... Sì. Il nostro tour a Parabita o Parabita è finito, sì. La piazzetta della Chiesa delle Anime, c'era la festa del pasticciotto, siamo arrivati alla fine, quindi non ci stava più niente. E quindi ci vediamo domani. Buongiorno amici, siamo di nuovo in viaggio, ci stiamo spostando verso Grotta Palazzese, questi posti qua insomma. Abbiamo iniziato la giornata con una colazione perché eravamo in un B&B, quindi era compresa anche la colazione in un bar. Bar alla porta mi sembra, abbastanza buona diciamo, una normale colazione all'italiana, abbiamo preso solo dei cornetti e poi ci siamo fermati in un panificio, vi lasciamo il nome, e abbiamo preso un sacco di cose praticamente, abbiamo fatto scorte e cibo per tutto il giorno e abbiamo speso una ventina di euro comunque. Sì, con una ventina di euro abbiamo preso una busta di focacce, varie, varese anche. Un sacco di cose e ora appunto ci stiamo spostando verso spiaggia Le Due Sorelle per poi spostarci a Lecce. Cioè passeremo la serata lì. Siamo stati alla spiaggia Le Due Sorelle per qualche oretta. Il parcheggio abbiamo trovato subito, abbiamo pagato 3 euro. Come potete vedere dalle riprese, la spiaggia era stra piena, c'era così tanta gente che abbiamo avuto difficoltà a trovare uno spazietto libero. Poi il fatto che siamo in 4 non ci ha aiutato perché veramente non c'era spazio. E quindi ci siamo messi da una parte, insomma. Alla fine abbiamo trovato un rialzo che non era affatto male. Poi l'acqua bellissima, simile a quella di ieri, però era anche più pulita, sì. Quindi cristallina, era veramente una piscina naturale. E poi la particolarità di questa spiaggia è che aveva la sabbia tipo nera. Non si capiva. Bellissima. Sì. E ora vi portiamo in giro con noi a Lecce. Ma prima di tutto guardatevi l'home tour. Oh no.
Benvenuti nell'ultimo appartamento, ora ci troviamo a Lecce. Non fate caso ai nostri aspetti, ma siamo appena tornati dal mare. E questo appunto è l'ultimo appartamento del nostro soggiorno qui in Puglia, perché domani mattina partiremo. Come potete vedere è una casa, si trova praticamente in centro, penso a 5-10 minuti. Infatti possiamo trovare anche una cucina, il divano letto, un tavolo. Comunque è molto accogliente, ti fa sentire a casa. C'è anche la moca, un frigo, il congelatore, insomma è molto molto grande. E andiamo in camera. Ed ecco la camera da letto, anche questa è una semplice camera. Troviamo il letto. Hanno tutti i letti duri qui in Puglia. E qui troviamo subito il bagno. E il bagno pure la lavatrice. Ed ecco qua il bagno, molto grande. Sì. Ha tutto il necessario. Comunque alla fine ci dobbiamo stare solo una notte anche qui. Carina comunque, la prima sì, con 90 euro per una notte ci sta. È quella che è costata meno tra tutte. Non male. Andiamo a prepararci e poi portiamo con noi a Lecce. Ovviamente a Lecce non potete non assaggiare il pasticciotto, che noi abbiamo già assaggiato in altre parti della Puglia, però ovviamente, cioè insomma a Lecce dobbiamo assaggiarlo qui. Però questa volta ho preso il fruttone, che sarebbe come un pasticciotto ma dentro dovrebbe avere della frutta, e sopra questa copertura il cioccolato. È come il pasticciotto ma dentro ha questo strato di frutta secca, penso siano fichi e cose del genere. Molto molto buono. Siamo arrivati a Piazza del Duomo ed è veramente bellissima, non sì, ce l'aspettavamo così, ci piace veramente molto e ci sta piacendo veramente molto Lecce. Ma assomiglia un po' a Catania forse? Il barocco c'è. Sì, esatto, esatto. E in questo momento stiamo cercando un posto dove fare tipo un aperitivo e mangiare qualcosa perché abbiamo fame. Si fa sentire. Abbiamo ordinato un tagliere misto, cosa ne pensi? Gigante, penso che ci riempiremo solo con questo tagliere, e ne abbiamo preso anche altre cose tipo pulce, bruschette. Alla fine per cena ci siamo fermati da Casa Linda, che si trova qui sul corso diciamo principale. Sì. Ci ispirava, ci siamo fermati, c'era veramente tanta gente, abbiamo letto il menù, abbiamo detto perché no, e effettivamente abbiamo mangiato benissimo. Abbiamo preso un tagliere per quattro, che era praticamente per un esercito. Eravamo già sazi con il tagliere, ragazzi, c'erano tantissime cose da assaggiare. Sì, tutte tutta molto roba tipica. Buone. Sì, esattamente. In più abbiamo preso una cuccia, ciascuno ha preso una cuccia, tranne me, che ha preso anche delle bruschette. Sì. Che sono pure avanzate, abbiamo portato via, appunto, ve l'abbiamo detto. Abbiamo mangiato tantissimo. E io ho preso la cuccia con la mortadella, la stracciatella, i pistacchi, veramente ottima. E in totale, con tre spritz, un tè e due bottiglie d'acqua, abbiamo speso 99 euro. Cioè, quasi 25 euro a testa, considerando tutto l'aperitivo, ci sta. Comunque qui la zona è molto carina, sì. Sappiamo che è un'area molto turistica, nel senso che magari la gente del posto non ci viene a mangiare, però dato che è la nostra ultima sera ci volevamo vivere un po' quest'area da turisti. Poi questa, ragazzi, non è una vacanza dei noi vi consigliamo dove mangiare, assolutamente no, è una nostra vacanza per rilassarci dopo il tanto duro lavoro a Parigi. Abbiamo deciso di rilassarci un po' qui in Puglia, sì, quindi non vogliamo allontanarci troppo e impegnarci troppo a cercare le cose. Ci dispiace anche che non vi abbiamo fatto magari vedere le cose magari più tipiche, come alcune grotte, alcuni paesaggi che volevamo visitare, però non ce l'abbiamo fatta perché l'abbiamo presa veramente con calma. E niente ragazzi, questo è tutto per questo video, speriamo vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo con il prossimo video. Ciao.